il fiume in piena, Lega Ambiente a Napoli insieme alla FIOM libera per dire no alla terra dei fuochi e sia una terra felice, la Campania pulita, quella che può guardare al futuro a partire dalle aziende oneste, dai cittadini impegnati e dall'agricoltura di qualità. È fondamentale però per fare tutto questo innanzitutto stabilire la verità sulle responsabilità che hanno avvelenato un'intera regione e, come dire, hanno portato dei risultati davvero inquietanti sul fronte della salute dei cittadini. Allora è importante che innanzitutto si stabilisca che la terra dei fuochi finisce nelle province di Caserta e Napoli, ma inizia in tutta Italia. La terra dei fuochi è una questione nazionale, bisogna iniziare a mettere in sicurezza il territorio, effettuare le bonifiche, ma prima ancora stabilire le responsabilità. Chi sapeva e ha taciuto, chi ha venduto il proprio territorio e il futuro dei propri figli va punito assolutamente. E poi appunto mettere in sicurezza il territorio vorrà dire anche puntare sulla Campania pulita, guardare avanti e costruire su una battaglia di legalità anche un nuovo modo di sviluppare l'economia. Quella parola nel 1994 abbiamo voluto denunciare nella maniera più diretta possibile un fenomeno che era sotto gli occhi di tutti e che molti, troppi in questi 20 anni hanno fatto finta di non vedere, di non esserne consapevoli, molti, troppi silenzi in questi 20 anni. Adesso Ecomafia è diventata la parola di un movimento popolare, di cittadini, diffuso, che non chiede solo verità su quello che è accaduto in questi anni, vuole giustizia, giustizia per le vittime, giustizia per chi questa terra l'ha difesa, per quegli agricoltori che non hanno svenduto le terre alla camorra, e vuole soprattutto costruire speranza, cambiamento. Questa è la grande giornata di un movimento per la terra felice. Sì, siamo qui per dire basta a una devastazione ambientale che non riguarda solo la Campania ma l'intero territorio nazionale. Purtroppo le inchieste si moltiplicano, i fatti criminali che riguardano l'ambiente, il campo di rifiuti ma anche il campo di cemento, il campo di agroalimentare sono sempre come dire, oggetto di attenzione della magistratura e sono sempre una realtà contro la quale cerchiamo in qualche modo di fare la nostra parte. Siamo qui anche per questo, per dire che non è soltanto un fenomeno campano, ma è un fenomeno nazionale e c'è in gioco la credibilità di un intero paese. Salute, ambiente e lavoro, il fiume in piena, ve lo dice in coro. Da 22 anni aspettiamo la verità su quello che è successo nella terra dei fuochi, nelle province di Napoli e Caserta, 10 milioni di tonnellate seppellite, 10 milioni di tonnellate di rifiuti che arrivavano da tutta Italia, dalle aziende del nord, anche aziende famose e anche dall'estero. In questa regione si è deciso di costruire una vera e propria pattumiera, l'ha fatto la Camorra ma l'ha fatto con la compiacenza della politica, di chi ha saputo e ha taciuto, di chi poteva intervenire e non l'ha fatto. Rimangono le 82 inchieste della magistratura, lo straordinario operato delle forze dell'ordine a partire dal Corpo Forestale dello Stato. Ora è necessario stabilire la verità e soprattutto stabilire le responsabilità anche di quegli imprenditori che per smaltire a basso costo i propri rifiuti hanno avvelenato le province di Napoli e Caserta.